Sì, questa è l'ultima domanda. Mi aiuta ben... Il territorio in cui siamo immersi è un territorio non solo paesaggisticamente ma anche geograficamente molto particolare. È un territorio molto accidentato, costituito da questi calanchi, questi speroni rocciosi di calcare che spuntano in ogni dove a ridosso dell'alta valle del Piferno. Vedete se il mouse funziona, ecco, questo è una mappa dell'Istituto Geografico Militare, uno straccio che inquadra proprio questa zona dell'alta valle del Piferno. E Rocca Spromonte, cioè il pallino rosso, è proprio quasi a metà strada tra Estropignano a nord e Casalcifrano a sud. Siamo sulla riva sinistra del Piferno con una serie di altri insediamenti. Dall'altra parte vedete c'è Oratino, c'è la rocca di Oratino che si svetta bellissima qui di fronte. In questa mappa lo vediamo anche meglio perché Luigi Zannoni, grande geografo del Regno di Napoli che ha lavorato all'inizio dell'Ottocento, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ci ha appunto, spero si veda qualcosina, ci ha lasciato queste mappe per noi molto preziose, perché quando andiamo a studiare un territorio la prima cosa è capire dove siamo, dove ci troviamo, cosa ci circonda. Poi andiamo nelle biblioteche, negli archivi a trovare i documenti che parlano di quel territorio. Se siamo fortunati ne troviamo alcuni, altrimenti dobbiamo usare altre armi di investigazione, un po' come un detective, andiamo a caccia di indizi e poi certamente andiamo poi sul posto a vedere cosa fare, cosa c'è, cosa rimane. Per Rocca Spromonte, come tutti quelli che sono poi abitanti, abitano qui, resta molto poco delle sue origini, perché per una serie di motivi, per i terremoti, per l'abbandono, l'incuria, per lo spopolamento, che è una piaga purtroppo che attanaglia non solo questa zona ma tutti quanti i nostri borghi, e quindi è chiaro che quando manca l'uomo, non essendoci manutenzione, anche le pietre, cioè anche i monumenti e le strutture cadono. Siamo, vi dicevo, in una zona molto particolare, vedete l'area di Rocca Spromonte, l'ho segnata con questo cerchio rosso, perché siamo a ridosso di un tratturo, uno dei più grandi tratturi del nostro Molise, il Castel di Sandro Lucera. Vedete in alto a sinistra Duronia, Molise, Torella, e poi ci si scende Castropignano, appunto Rocca Spromonte, e si continua giù verso le Puglie. Quindi è un asse viario importante, non soltanto durante l'età medievale e rinascimentale, ma già dall'età protostorica. Qui abbiamo Bruno Sardella, che oltre ad essere un carissimo amico è anche colui che conosce meglio di me, meglio di tutti, questo territorio, perché è andato proprio, come vi dicevo prima, a caccia, palmo palmo, ha battuto questo territorio per ogni metro, per ogni centimetro, e ha rinvenuto tracce di insediamenti, quindi della presenza umana, dall'età del bronzo, quindi parliamo più o meno del terzo millennio avanti. Quindi già dalla protostoria questo territorio era abitato. Pensate per esempio alla rocca di Oratino, che è questa di cui parlavamo poc'anzi, che tutti voi qui della zona conoscete, che sta dall'altra parte del Piferno, sulla sponda destra, che è certamente un importante insediamento, una fortificazione medievale, ma è anche un insediamento del bronzo. Infatti ricercatori dell'Università della Sapienza di Roma da 6-7 anni stanno facendo degli scavi in questo sito, perché qui c'era un'importantissima presenza antropica umana già 3.000 anni or sono. Non mi dilungo oltre perché il mio vuole essere soltanto così una passeggiata, la scoperta di questo bellissimo territorio, e questo è quello di cui vi dicevo prima, la particolarità
del territorio di Rocca Spromonte, come anche di Castrovignano e di Orosino, è proprio quella della presenza di questi picchi rocciosi di calcare, una sorta di calanchi appunto, e qui lo vedete benissimo in alto, diciamo in verso sinistra c'è appunto Rocca Spromonte, che sorge su uno di questi costoni che poi strapiombano nella valle, nella zona sud-orientale. E ancora più a nord, verso Castrovignano, il vallone delle Macchie, vedete sul il mouse, non fu, eccolo, funziona, questo è il vallone delle Macchie, che è un vallone, cioè è un torrente che poi si immette nell'inferno. La zona è ricca di tutti questi corsi d'acqua che, di carattere per lo più torrentizio, che poi arrivano ad alimentare l'inferno. E lungo questi valloni ci sono questi speroni rocciosi, e sugli speroni rocciosi sono sorti questi insediamenti, particolarmente in età medievale. Io mi occupo particolarmente appunto di questo ambito, però tornando al discorso che facevo prima, qui si parla come dire, di insediamenti dell'età del bronzo, ma anche di insediamenti di età pre-romana, sannitica. Castrovignano stesso sorge su una fortificazione sannitica di età romana, ville, fattorie e quindi età classica, giù fino ad arrivare appunto all'alto medioevo. L'alto medioevo, che è il periodo che noi inquadriamo, diciamo, intorno tra l'VIII e il X secolo d.C., quando il nostro Molise viene fortificato e incastellato. Questa è tutta l'area dell'area, diciamo, in età longobarda, appunto, che vede la presenza dei longobardi in Molise e successivamente dei normanni, e saranno proprio i normanni a dare una sorta di impostazione, articolazione organizzata al nostro Molise e quindi ai nostri borghi. Per quanto riguarda Rocca Spromonte, che vedete in questa immagine, non sappiamo con esattezza se esistesse già in età longobarda e normanna, perché le fonti non ce lo dicono, almeno per quelle che sono le mie conoscenze attuali. La prima menzione che ho trovato relativa al borgo, menzione storica, quindi parlo di un documento, risale al 1309 ed è contenuta nel Relationes Decimarum, cioè nelle decime che le chiese dovevano versare alle varie diocesi, in questo caso la diocesi di Trivento. E quindi noi abbiamo l'attestazione del borgo Rocca Sparamonte nel 1309. Sparamonte è un toponimo chiarissimo perché Aspromonte, poi appunto Sparamonte, cioè da aspero monte, un monte aspro, un monte alto, irto, difficile, quindi non ci è difficile capire perché abbia assunto questo nome. E la rocca, il Molise è pieno di rocche, pensiamo a Rocca Vivara, Rocca Pipirozzi, Rocca Mandolfi e così ancora. In questa foto aerea riusciamo a cogliere però meglio quell'aspetto di cui vi parlavo prima, dell'importanza della posizione strategica del borgo a ridosso del tratturo Castel di San Lucera, che corre 2 chilometri a nord tra Castrovignano e Rocca Spromonte, che un tempo si chiamava Rocchetta, e poi l'importanza della, diciamo così, strategica anche per il controllo della valle sottostante, perché sulla destra qui scorre il Piferno, quindi c'è una doppia viabilità, tra virgolette, la via fluviale e la via tratturale. In questa immagine voi vedete, se c'è il mouse che mi aiuta, ogni tanto sparisce, eccolo qua, vedete, queste ovviamente sono edifici successivi, nuovi, questa è la chiesa di Santa Maria della Pietà dove ci troviamo in questo momento, e accanto c'è questo picco roccioso che poi vedremo meglio più avanti, che doveva essere sicuramente, doveva ospitare una torre, un torrione, tant'è vero che anche la salita che porta qui si chiama Via Torre, quindi l'importanza dei toponimi, cioè dei nomi dei luoghi, ci aiuta molto nella ricostruzione diciamo della storia dell'insediamento, anche quando purtroppo le fonti storiche e archeologiche sono un pochino avare. Già dall'opera del Borsella del 1903 noi abbiamo menzione della presenza qui a Rocca Spromonte di due grosse torri. Lui dice esattamente: una torre elevata sui sassi smisurati a precipizio, che è quella sulla roccia che sta qui a destra uscendo, la seconda torre nel luogo in cui sorge il campanile, cioè il campanile questo qui che è stato ricostruito poi dopo la seconda guerra mondiale. Quindi comunque doveva essere l'insediamento sicuramente di piccole dimensioni, in
in età medievale, basso medievale, ma certamente costituito insomma attorno a una fortificazione. E poi vedete, è chiaro che qui in basso, qui c'è il precipizio, ma insomma qua in basso, intorno a questo torrione, dovevano sorgere comunque perlomeno o un piccolo circuito murale o comunque delle strutture, perché le stesse case che esistono adesso nel borgo ripercorrono proprio la quota, la stessa quota, la stessa curva delle case precedenti. Ecco, qui questo straccio della carta regionale, purtroppo, ecco, vi dicevo, la storia è stata un po' avara, nel senso che non abbiamo una mappa catastale di grande scala che ci permetta di intuire anche altri elementi. Comunque questo straccio della carta tecnica regionale ci dà un'idea di quello che vedevamo anche precedentemente dalla foto aerea. E vedete, quindi, questo è il nucleo antico, queste sono le strutture che poi scendono giù a precipizio verso il Piferno. Questo è proprio il luogo della rocca cosiddetta, e questa è la chiesa di Santa Maria dove ci troviamo noi. Ecco, questo è quello che rimane, è una foto scattata un paio di anni fa circa. Ovviamente queste piccole strutture, cellule abitative successive di età moderna, si sono addossate alla roccia dovrebbe rimanere traccia di un torrione, o comunque appunto il nucleo principale di tutta la fortificazione. Ecco, qui vedete un'altra slide. E questo è quello di cui vi parlavo poc'anzi, presa da nord questa immagine, ci fa vedere appunto, ci fa capire come tutto non nasca mai casualmente, cioè questi insediamenti non nascono così per caso, ma per una funzione ben precisa, strategica, perché vedete anche voi che qui sotto c'è la Bifernina, quindi il Biferno, ha un ampio sguardo a 360 gradi sulla zona circostante, per cui era un presidio a mio avviso molto importante. Sicuramente in età angioina ebbe un ruolo abbastanza importante, poi magari Franco ce ne parlerà meglio quando parlerà della chiesa, della presenza degli angioini a Roma Spromonte. È probabile che ci fosse un nucleo, anzi io ne sono convinta, come per Castropignano, anche per Roma Spromonte in età normanna, però ecco, in mancanza di dati precisi e anche di rinvenimenti archeologici precisi, diciamo che non possiamo scendere a ritroso nel tempo, perché potremmo rischiare appunto di passare dalla storia al racconto. E quindi questa è ovviamente la chiesa che conosciamo tutti, e mi fermo qui per lasciare la parola ai relatori che seguono. Grazie.